vediamo di cosa abbiamo bisogno. Allora, un mixer. Un mixer come questo, non della stessa marca ovviamente. E questo è un Eurac MX802A. L'unica caratteristica, diciamo, importante per la nostra, per il nostro utilizzo, è che deve avere le uscite ausiliarie AUX Sense. E vedremo perché, perché sarà da qui che noi manderemo il nostro segnale al mixer di palco, non dalle uscite principali, e questo adesso vi spiegherò anche perché. Oltre ad avere questi controlli AUX Send, deve avere la possibilità di controllare anche il volume delle singole uscite, che sarebbero questi knob. Ovviamente, oltre a questo, un'altra cosa che vi consiglio. Questo mixer nuovo costerà una centinaia d'euro, usato magari ottantina d'euro, forse 50 euro si trova. Un'altra cosa che vi consiglio è, se non volete avere 20 jack sparsi nella vostra postazione oppure dentro la borsa, vi consiglio di acquistare questa qui, che è una ciabatta di cavi jack. Questa non ricordo quanto è lunga, 3 metri forse. E niente, praticamente sono dei jack racchiusi in un unico cavo.